il terzo anno consecutivo che realizzo una galleria di astronomia da paura per Eduinaf e per quest'anno ho deciso di realizzare anche un video in cui vi vado a raccontare le immagini scelte nella galleria. Appositamente però per il mio canale YouTube partirò dalla galleria del 2020. Vi lascio i link a tutte e tre le gallerie in descrizione, per cui immergiamoci nella astronomia da paura. Classificata come SH136 e VDB141, la Ghost Nebula, letteralmente la nebulosa fantasma, è una nube di gas interstellari che riflette la luce delle stelle vicine posta nella costellazione di Cefeo. Come vedete, sembra che dal suo bordo emergano alcuni fantasmi tormentati. NGC 2080, nota come Ghost Head Nebula, la nebulosa testa del fantasma, è una nebulosa a emissione, costituita da gas ionizzati che emettono luce a diverse lunghezze d'onda, per lo più a causa della presenza, al centro della nebulosa, di una stella che emette fotoni particolarmente energetici nell'ultravioletto. Se agli astronomi che diedero il soprannome a NGC 2080, che si trova all'interno della costellazione del Dorado, la sua forma ricorda la testa di un fantasma, a un vecchio appassionato di fumetti di supereroi come il sottoscritto, non può che ricordare il boccione di Misterio, uno degli acerrimi nemici dell'Uomo Ragno o Spider-Man, come si dice ormai oggi. NGC 2467 Skull and Crossbones Nebula, o semplicemente Nebulosa Teschio, è, come NGC 2080, una nebulosa a emissione. Posta nella costellazione della Poppa, questa nebulosa dall'aspetto inquietante grazie ai due occhi particolarmente luminosi, la stella HD 64455 e l'ammasso di stelle Hafner 19, è una regione di formazione stellare, rendendola quindi particolarmente interessante per gli astronomi. Anche in questo caso vi propongo un parallelismo con i cattivi dei supereroi. I due occhi così accesi non possono che far pensare a Darkseid, uno dei più letali avversari della Justice League. In questa ormai famosa foto scattata l'8 ottobre del 2014, le zone più luminose, tali poiché emettono quantità di luce ed energia di molto superiori rispetto al resto della superficie, forniscono al Sole un aspetto inquietante che ricorda Jack O'Lantern, ovvero la famosa zucca intagliata di Halloween. Posta nella costellazione del Compasso, la nebulosa Vedova Nera deve la sua forma, che ricorda uno dei ragni più letali della Terra, a due bolle di gas in espansione, generate da processi di formazione stellare che avvengono al centro della nebulosa. La tradizione dei racconti dell'orrore è ricca di personaggi incappucciati, ma il grande successo dei creepypasta, racconti ma anche animazioni e illustrazioni di genere diffusi in rete, ha portato al successo un personaggio particolarmente inquietante, lo Slenderman di Erik Knudsen. E lo scatto qui presentato, realizzato dal telescopio Hubble il 19 giugno del 2019, ricorda un po' proprio quell'inquietante rapitore di bambini. Dal punto di vista astronomico, l'immagine ha catturato una collisione particolarmente avanzata di due galassie. Anche in questo caso, da appassionato di fumetti di supereroi, potrei suggerirvi un altro cattivo, il Mr. Bloom, avversario di Batman, di recente introduzione, 2015. In chiusura, lasciatemi quindi dire due parole relative all'illustrazione che ho realizzato per il titolo di questo video e per la galleria linkata in descrizione. È realizzata a mo' di poster cinematografico. L'illustrazione mostra una delle fotografie astronomiche più famose, i pilastri della creazione. Ricordano una mano che esce fuori dall'universo per ghermire le stelle.
Da qui l'ispirazione del poster in stile cinema anni 70, con un esplicito riferimento a From Beyond the Grave, film horror antologico britannico del 1974, diretto da Kevin Connor, giunto in Italia con il titolo de La bottega che vendeva la morte. E così, giunti finalmente alla fine, non mi resta che augurarvi buoni incubi di Halloween a tutti.